Vi ricordate di Inscription? Bene, questo gioco prende la formula di Inscription per unirla a quella della roulette russa. Per chi non sa cos'è la roulette russa, è un gioco molto stupido dove ti metti una pistola alla tempia, giri praticamente la canna e se ti becchi il proiettile sei morto. Ragazzi, so che questi giochi possono dare magari ansia o fastidio a qualcuno, anche se tranquilli, in questo gioco quando muori ti mettono il defibrillatore e rinasci. Però non è proprio super educativo, quindi se vi dà fastidio questo tipo di setting di gioco, non guardatelo. E per quelli che magari hanno un momento duro, ecco, nella loro vita adesso, ricordatevi che il suicidio non è la soluzione ai problemi, anzi potrete creare molto dolore soprattutto ai vostri cari. E sono sicuro che questo non lo volete. Quindi link in descrizione, se vi sentite tristi ci sono delle soluzioni, c'è un modo per uscirne. Questo gioco non parla proprio di suicidio, però volevo mettere questo messaggio, anche perché insomma... c'è tanta negatività. Io faccio questi giochi perché cerco di buttarli sul ridere e perché mi piace un po' come è fatto il gioco in sé, ma non sono d'accordo, ecco, con le tematiche. Ok, il setting è un po' post-industriale, cyberpunk. Ci sono delle pastiglie, c'è scritto paura, punto di domanda. Ma adesso entro io e sfondo tutto. È una sorta di posto molto strano, ci sono delle persone, sembra quasi una prigione, ma noi dobbiamo proseguire, andare avanti, perché qua dentro c'è un gioco mortale. Eccolo qua, la partita è iniziata e guarda sto tizio con un sorriso molto strano. C'è anche un documento, praticamente dobbiamo firmare per dire sono d'accordo con questo gioco mortale e devo mettere il mio nome. Ma proprio veramente, quindi scriverò Gabby, che tanto non è proprio il mio vero nome, anche se che mi conoscete tutti con Gabby. Bene, ormai è fatta. Il gioco è che abbiamo 3 vite, ho 3 round, sono Gabby contro lo spacciatore. Allora, 2 proiettili sono falsi e 1 dovrebbe essere vero. Ha inserito i proiettili. Adesso tocca a me decidere chi sparo, me o lui. Praticamente 2 proiettili sono a salve e 1 dovrebbe uccidermi. Ok, dai, non sarà il primo. Provo io. Ok, ci siamo. Mamma mia, che ansia! Dai! Cavolo, ho perso una vita. Però, per fortuna, avevo il defibrillatore. Siamo salvi. Ok, un fulmine non cade mai 2 volte nello stesso punto. Bro. Bro, ok, no. Allora, dato che ha usato lui il proiettile e ce n'è solo 1, questa volta provo a sparare a lui. Mi dispiace, bro. No, è la fine. Ho io il proiettile. Sono già morto. Non può essere così. Ah, ok, no, forse abbiamo una possibilità. Questa volta sono 3 che funzionano e 2 no. Ha messo i proiettili, ma non so come. Ok, dato che sono 3, io direi che possiamo provare a sparargli. Dai, c'è tante possibilità che possa essere un proiettile. Dai, ma che sfortuna ho! Guarda che è il ghigno malefico, lui lo sa. Se lo provo su di lui, è stupido! È stupido! Se avesse sparato a me sarebbe stato un casino. Oh mamma, è tornato però più cattivo. In questo gioco non si muore mai. Ok, provo a sparare a lui questa volta. Oh mamma, veramente l'inscription. Mamma mia, ce l'ho fatta! Mi è esploso in faccia. Vedete ragazzi, spararsi non è una cosa simpatica. Quindi se avete strane idee, non fatelo. Gabby wins. Quindi siamo al 2º round adesso. Vedi che non sta morendo lui. Rendiamola più interessante. Cosa ha messo? Nuove regole? 2 oggetti. E poi più avanti ce ne saranno altri. Quindi possiamo aggiungere oggetti. Cos'è sta roba? Sembra una soda. Qua che cosa c'è? Le manette? Così non mi spara più? Oh mamma. Abbiamo 4 vite stavolta. Più possibilità. Ok. 1 che funziona e 1 a salve. Ah... Ok, cosa vuoi provare? No, vabbè, la birra mescola allo shotgun e le manette costringono a saltare il turno a lui. Per questa volta non voglio ancora utilizzare i miei poteri. Provo a sparargli direttamente, dai. È un 50-50. E ho perso la possibilità. L'ha tagliato! Perché l'ha tagliato? Fa più male così. Bro! Oh, cavolo. Toglie 2 vite tagliandolo. Fa il doppio danno perché l'ha messo a 2 canne. E ora si rigenera. E vedete, è un trip strano questo gioco. I giochi russi, ragazzi. I giochi russi del Deep Web. Ho un'altra birra. Mettiamola qua. E questa volta... cosa ho trovato? Praticamente c'era una citazione che diceva il cielo è morto. Cioè, in questo posto siamo all'inferno. Perché quello che si fa qui è infernale. Allora, questa volta provo a sparare a me, dai. Oh,
Ogni volta ansioso. Oh mamma mia. Ok, ora tocca a te. Però questa volta lo costringo a saltare il turno e sparo a lui. Oh mamma, si è messo le manette. Quindi ora praticamente sono costretto. Se sparo a lui dovrei ucciderlo questa volta. Sì! Dovevo fare in questo modo, saltando, facendogli saltare il turno. Guarda come torna, guarda come torna. Ok, provo a sparargli ancora. Vediamo che succede. Dai. No. E quindi ora? Si è liberato. Cosa ha preso? Una sigaretta? Se la prende comoda l'infame. Gli danno una vita in più. Tu sei un infame. Tu sei un maledetto! Ah! Ho solo una vita! Stai attento ora. Ok, prenderò la bad ending, mi sa. Prenderò la bad ending. Non ho ancora capito come si gioca. Mi serve qualcosa. La sigaretta mi dà la vita, la sigaretta. In teoria dovrebbe darmi la vita. E altre manette. Ok, dovrebbero aiutarmi le manette. Oh, sono tre stavolta. Va bene, va bene, va bene. Dovremmo farcela. Inizi tu? No, non puoi farmi questo. No, ok, le ho solo caricate. Prendo la sigaretta, che così ho una vita in più. Sono costretto, bro. Sono costretto, bro. Ok, ma anche il fumo uccide. Quindi non so perché. Lo teniamo a bada. Dobbiamo tenerlo a bada il più possibile. E ora sparo a lui, così salta un turno. Sicuramente ho uno o l'altro. Non è andato. Ma lui è costretto a saltare il turno. Quindi non può uccidermi. E io continuo. E gli sparo un altro turno. Se abbiamo fallito questo, siamo nella melma. Ma che fortuna ha sto tizio! Si è bevuto anche la birra. Così ha scambiato le... E ora mi ha manettato! Pezzo di melma! Ma come sta giocando sto infame? Ma come stai giocando? Ma vaffan brodo, troppo forte lui. E siamo di nuovo ad una vita. Qua io qua ci perdo. Io qua ci perdo. Mi sono liberato. Oh signore, dimmi che ho un'altra sigaretta. Sì, che fortuna. Stiamo... Oh, due! Due sigarette. Oh, altri tre. Tre e tre questa volta. Tre normali e tre da buttare. Sei un infame. Sei un infame. Allora fumiamo la sigaretta. Oh, ok. Ok, ne fumo un'altra. Ne fumo un'altra, che dobbiamo usarcele queste vite. Ora siamo pari. Ti sparo stavolta. Ti sparo! Bro, ma cioè veramente ha troppa fortuna. Ora la taglia, mi spara e mi toglie due vite, perché è un infame. Sicuramente la usa su di me. Boom! No, non è andata. Non è andata. Però si rigenera. Questa è una infamata. Ora dovrebbe andare. Ti sparo e gli levo la vita. Questo è un proiettile. Sì! Let's go, let's go. Ottimo, gli ho tolto un'altra vita. Guarda come torna cattivo. Se fuma re sigaretta, qua lui è tutto tranquillo. Cioè, anch'io se avessi tutta la sua vita mi fumerei le sigarette tranquillamente. Sì, che scemo. Ottimo, è andata. Siamo 3-3 adesso. Ok. Questa volta bevo la birra e proviamo a scambiare le munizioni. In questo modo ho tolto un fucile normale. Ora mi sparo un colpo. Vediamo se mi sparo un colpo. Dovrei sopravvivere. Dovrei sopravvivere. Ti prego. Sì! 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 Ora si spara lui un colpo e dovrebbe morire. Anzi, c'è il prossimo turno. Vediamo cosa... abbiamo trovato il coltello. Così taglio lo... E questo? È un nuovo oggetto. 4! Questa volta sono 4. Questo è brutto. Questo è brutto. Sono 4. Allora... No, posso fare il cheater. Posso controllare cosa c'è dentro lo shotgun. Ma siccome sono 4, direi di andare direttamente allo sparo. Faccio lo spariviero. Perché è ovvio, erano tante le possibilità di vittoria. E lo stiamo per uccidere. Mamma mia, lo potremmo battere, ragazzi. Perché qua è tutto il gioco. Si tratta solo di battere lui, eh. Non ce ne sono altri. 3 vite. Che infa... E mia manetta! Tanto lui è... mi spara. No, è scemo. Mamma mia, è scemo. È scemo. Per fortuna che l'intelligenza artificiale è un po' scema. Mamma mia. Ma non so come sia ancora vivo. C'ha la faccia sempre più deformata. Ma non so come sia vivo sto infame. Ora si dispara. Meno male. Mamma mia, un pazzo suicida. Ok. Ora abbiamo vinto. Perché mi basta controllare cosa c'è dentro il fucile.
E dovrei farcela. Bene. Allora, controlliamo. Controlliamo cosa c'è dentro. È vuota. È a salve. Bene. Allora, in questo caso potrei girarla. Se è a salve, la giro. La faccio uscire. Vediamo. Sì, era quella a salve. Quindi la prossima sarà quella vera. Ti sparo, bro! Ti sparo, bro! No! Melma! Un'altra salve, quindi per forza la prossima sarà la vera. E mi lega pure, costretto. E vabbè. Oh, dannazione! Cavolo! Ci ho sperato. Però abbiamo ancora una possibilità. Se non trova sigarette che sicure... Mamma mia! Infame! Infame! Ecco, siamo 1-1. L'ha resa infamissima questa. E io che pensavo. E io che pensavo. Vediamo, sigarette per forza. Lente. Ottimo, questa ci darà una mano. E sigarette. Bene. Allora a questo punto. Ok, ok, qua. Qua devo andare sul sicuro. Tanto abbiamo... No, bro, 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 bro. Perfetto, perfetto. Allora intanto mi prendo una vita. Yes. Yes. E ora controlliamo cosa c'è dentro per essere sicuri. Sì. C'è una... Il fucile ha detto bene. Una vita, bro. Hai fallito. Woo! È esploso. E basta, ha perso tutta la vita. Abbiamo vinto. Zero. Zero vite. Gabby wins. Mamma mia. Però questo è il turno finale. Bene, siamo arrivati alla finale. Niente più defibrillatori questa volta. Niente più trasfusioni di sangue. Ora solo io e te. Danzeremo tra il confine della morte. Cos'è questo? Cos'è sta roba? Non c'è più il defibrillatore? Siamo legati? Ci staccano la roba vitale, non lo so. So solo che adesso non c'è modo di tornare indietro. Quattro oggetti, uno ciascuno. Ok, abbiamo la bevanda, abbiamo le manette, abbiamo il coso per tagliare il coltello. Questi sono gli oggetti. Li abbiamo più o meno uguali. Abbiamo quattro vite, ma due sono limitate. Sono quelle finali. Quelle finali non ti fanno sopravvivere. Ok, non ho visto neanche quanti fucili c'erano. Vabbè, intanto... Spariamogli. Spariamogli. Non è andata. Quindi la prossima mi uccide. La prossima mi uccide. No! Che infame, mi spara. Mi spara. Infame! E va bene. Vedete, solo alla fine non abbiamo più il defibrillatore. Solo alla fine. Quindi per adesso siamo ancora in gioco. Ok, abbiamo un altro coso per tagliare lo shotgun e questo per controllare. Dobbiamo utilizzarcela bene. Ci sta dando di lusso. Ci sta dando di lusso, boys. Bene. Ok, qua è un 50-50. Ok. Allora, questa volta sapete cosa facciamo? Controlliamo. Controlliamo cosa c'è dentro. È vuota. Quindi, questa volta ho controllato ed è vuota. Ottimo. Ora, ma lui può controllare tre volte adesso. Quindi se è vuota, la prossima sarà piena, dai. Tagliamolo. Tagliamolo che questa volta, bro. Questa volta, bro, te taglio mi. Ti sparo, il prossimo sarà pieno. Sicuro. Porca vacca. Ma sta troppo fortunato questo. Sta troppo fortunato. E mi mette pure le manette, così salto due turni. È deciso ad uccidermi. Controlla pure cosa c'è dentro, quindi molto interessante. Ah, lo sa bene cos'è. Ciao. Ha controllato. Usa i trucchi. Ne ha ben tre. Però posso ancora vincere. Posso ancora vincere. Se non fossi legato. Schifoso verme. Schifoso verme. Continua a controllare. Vabbè, se le spreca tutte. Molto interessante. Speriamo che sia una salve, così se la mette su di lui. No, non è a salve. Infame. Sta giocando troppo bene, eh. Sta giocando troppo bene. Purtroppo non ci sono modi per farcela. Devo ucciderlo in fretta. Allora, questa volta taglio di nuovo la canna del fucile. Cosa vuoi? Vuoi che sia ancora a salve? Ma ovvio che no.
Ma io ti sparo, dobbiamo rischiarcela. Dobbiamo rischiarcela, sì! Gli ho tolto due vite così. Bene. Dobbiamo andare avanti così, dobbiamo avere fortuna. Ora si è rigenerato. Controlla se vuoi. Mi mette le manette perché sa che sono un tipo pericoloso. Sa che sono un tipo pericoloso. Controlla ancora? Molto interessante. Allora, deve essere a salve. Bene, è a salve. Ottimo. Stai usando tutte le tue... Porco cane! Aveva due turni. Per fortuna non l'ha tagliata. Lui non può tagliarla. Ok. Ci sono altri oggetti, fortunatamente. Quindi possiamo continuare un po' a fare così. Adesso devo un po' legarlo. Ok, 2-3. Quindi c'è più possibilità. Bene. Allora direi che dobbiamo costringere a spararlo. Adesso facciamo uscire il proiettile. Vediamo che proiettile è. Era un proiettile vero. Allora intanto ti leggo. Ti leggo, bro. Allora tagliamo lo shotgun. Probabilmente è a salve. Non si può rimettere giù. Probabilmente è a salve. Salve! Ecco, che schifoso. Però l'ho messo in gabbia, quindi dovrebbe andare bene. Adesso, siccome sono sicuro che dobbiamo liberarci del proiettile. Era un altro proiettile vero. Stiamo avendo una sfortuna allucinante. Spariamo a lui ancora. Dai. Sì! Ottimo. Siamo a 3 vite, 3 a 3. Ora lui è senza manette. Ma io lo costringerei a... Tocca a lui? Si prova? Mamma mia. Ok, allora la prossima è per forza micidiale l'ultima. Abbiamo altre cose qui. Abbiamo altre sigarette. Si può vincere? Si può vincere. Si può vincere, ragazzi. Si può vincere. 4 e 2. La possibilità che la prossima sia un proiettile normale è altissima. Quindi io fumo una sigaretta giusto per tornare tra i vivi. Taglio lo shotgun perché sono molto certo di avere 4 possibilità per vincere e gli sparo. Dobbiamo togliergli due vite. Sì! Quindi ora non c'è più defibrillatore. Guardalo! Respira a fatica. Respira fatica. Questo è il finale. Dobbiamo farcela. Sei pronto? Ah, tu sei pronto? Cosa sta facendo? È andata, bro. Mi lega perché sa che deve tornare in vita. Non ha ha le sigarette. Guarda come beve. Sta togliendo tutte le munizioni belle. Vuole andare sul sicuro. Ma come sta giocando? Sta giocando sporco. Beh, sa che deve giocarsela tutta questa. Ora taglierà lo shotgun e mi leva due di vita. Lo so, ora lo punta verso di me. Ora lo punta verso... Infame! L'hanno fatto apposta. Ora siamo quasi pari. Ma io ho un pacchetto di sigarette. E ora sei costretto a lasciarmi. Va bene bro. Manca solo un proiettile. Oh! Che è successo? Mi ha legato? Quindi ora se fumo, cosa succede? Ok. Ho finito lo spazio. Che sfortuna. Le regole sono regole. Ok, sono molte le possibilità di vittoria. Quindi ora devo per forza metterlo in manette. Allora, intanto controlliamo cosa c'è dentro. Per assicurarci che sia un proiettile. È vuota, lo sapevo. Quindi io metto le manette a lui. Ok. Levati dalle balle. E quindi questa volta mi sparo, dato che sono sicuro che è vuoto. Ok. Molto bene. Adesso invece dobbiamo ricontrollare. Dobbiamo davvero ricontrollare che sia ancora salve. Figlio di trota. Figlio di trota. Se è salve posso cambiare il proiettile. E la prossima deve essere vera. Quindi la prossima io taglio il fucile. E te la becchi tutta, bro.
per sicurezza mi fumo anche una sigaretta. Dovrei tornare in vita, no? Cosa succede se me la fumo? No, non va. C'è modo. Ragazzi, o la va o lo spacco, vai! Cavolo! Me la sono giocata bene! È andato, non può tornare! Non può tornare! Com'è che è tornato? Cos'è sta roba? La valigetta? Ah, ci hanno dato dei soldi! Per aver vinto! Mamma mia, è un denaro sporco questo! È un denaro sporco! Però abbiamo vinto. Apri. Sono un sacco di contanti. Ma i PTSD che mi perseguiteranno per la vita non so se me li faranno godere. Mamma mia. Mamma mia. E ce ne andiamo via in treno. Ah, in macchina. Aiuto. Gioco ansioso. Aveva molto quell'inscription. Abbiamo preso 65.000 euro in cash, contanti. Ma cosa succede se invece perdiamo? Praticamente se perdi, lui ti spara e niente, vedi nero, vai in una specie di inferno. È un inferno pieno di spine. Sei alle porte dell'inferno. Ma che cos'è? Un inferno di spine. Perché le spine sono dolorose. Cioè, immaginatevi andare in giro qua. Se ti becchi uno spina nel fianco, doloroso. Sei morto. Mamma mia. Vabbè, questo era tutto per Buckshot Roulette, un gioco che mi lascerà l'ansia per giorni. Spero comunque che vi sia piaciuto. In sé era divertente un po' come gioco. Il gameplay era originale più che altro. Mi piacciono i giochi quando tendono a essere così originali. Ovviamente non è che proprio il massimo dell'allegria, però dai ragazzi, ormai mi conoscete. Sono giochi, sappiamo che sono giochi. E prendiamolo per quello che è, un'opera artistica, possiamo dire. E tranquilli ragazzi, nei prossimi giorni cercherò di portare giochi più educativi e più simpatici, si spera. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!